fare dei complimenti perché rispetto agli altri lei ha avuto la coerenza di venire e di non dare buca così all'ultimo minuto, che non è una cosa molto simpatica per chi viene a questi eventi. Sentendo la vostra proposta, sembra così molto, molto carina anche da sentire. Volevo chiedere se c'è stata una simulazione degli effetti attraverso qualche programma o in altre maniere. Dopo, se mi permette, io ho fatto una simulazione del fattore famiglia nella mia tesi di laurea magistrale, per cui devo dire che devo correggerla, nel senso che non è meno progressiva e non è meno redistributiva, anzi, tutti gli indici che vengono utilizzati per valutare diverse proposte indicano che in realtà il fattore famiglia rispetto all'attuale è molto più progressiva, l'indice di Cacovani è molto più redistributiva, come dice l'indice di Reynolds, gli indici di Gini, gli altri indici di ineguaglianza. Quindi sì, nel senso bisognerebbe se andare più di più prima di fare affermazioni così. Grazie. Altre domande? Buongiorno, noi ci conosciamo già perché abbiamo discusso della proposta del adesso deputato, più senatore, deputato Lepri, l'onorevole Lepri, perché ne abbiamo un po' discusso. Premesso che io personalmente non sono fissato con le formule, cioè non mi interessa che venga utilizzata una formula dato di un'altra, perché a me interessa alla fine il risultato finale. Il risultato finale è che ci sia il vero e proprio sostegno alla famiglia e che la famiglia si trovi in un regime di fiscalità e di trattamento da parte dello Stato equo. Punto. Non parliamo poi delle questioni culturali che abbiamo discusso, di cui abbiamo discusso anche prima. Restando fermi nella questione meramente fiscale ed economica, è chiaro che non mi interessa difendere un metodo piuttosto che un altro. Detto questo, e ne sono convinto, non lo dico per profondo, detto questo io mi sono permesso, ne ho mostrato i risultati all'allora senatore Lepri, l'anno scorso, e insomma ho fatto i soliti conti, no, della serva, allora fogliettino Excel mi sono messo lì. E allora, con i numeri che hai detto anche adesso, no, dei 150-200 euro per figlio a carico, di assegno unico, purtroppo non ci siamo ancora, nel senso che sono troppo pochi e quindi ampie fasce di famiglie verrebbero a prendere meno rispetto all'attuale detrazione più gli assegni familiari. È chiaro che c'è l'estensione a tutti, quindi anche i redditi di lavoro autonomo, perché gli assegni familiari usufruiscono oggi solo quelli che hanno redditi di lavoro dipendente, gli autonomi no. Anche lì c'è l'altro problemino. I soldi degli assegni familiari non li dà lo Stato, ma glieli danno i datori di lavoro. Sono i datori di lavoro che hanno un contributo da pagare apposta per gli assegni familiari. E qui apro una piccola parentesi di vergogna a parte dell'Ips, perché questi soldi non vengono redistribuiti al 100% in assegni familiari, ma una quota a parte viene messa nella previdenza generale. Quindi fregano le famiglie in questa maniera. Lo sappiamo. Vabbè, è così, nessuno vuole farci niente, pazienza. Allora, però il problema rimane, perché nell'approccio suo effettivamente c'è da risolvere anche questo aspetto. Allora cosa facciamo? I contributi non li versano più i datori di lavoro e quindi va tutto in fiscalità generale, oppure facciamo versare i contributi anche agli autori autonomi per gli assegni familiari? Vabbè, sono scelte. Chiaramente sono scelte onerose, l'ho visto in un modo oppure nell'altro, ma ripeto, sono formule, io non mi voglio fermare sulle formule. Per me usare l'assegno unico o il fattore famiglia o altre cose per me è indifferente dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista culturale ognuno può dopo poter la sua, è meglio avere l'assegno unico piuttosto che una detrazione piuttosto che, non lo so. Però volevo sottolineare una cosa, a me è il risultato finale. Il risultato finale attualmente con il progetto di legge vostro non è ancora, a mio avviso, a livello ottimale, non è poi diciamo, magari un po' alla volta si potrà crescere, si potrà fare. La clausola di salvaguardia ho provato a guardarla un po' ed è un pasticciaccio, un casino, detto in termini molto volgari, ma
nel senso che la casa di salvaguardia scrive tutti gli anni uno deve fare doppi conti, in modo e l'altro vedere cosa gli conviene o non gli conviene. Ma a parte quello, che può essere solo un problema meramente tecnico, secondo me il concetto deve essere questo. Perché lo facciamo? Noi lo facciamo per un principio di equità, e va bene, ma anche per un principio fondamentale, importante, un principio culturale. E qui entriamo. La politica, l'intervento anche fiscale, voglia o non voglia, fa cultura, o positiva o negativa, in un verso oppure nell'altro, ma fa cultura, contribuisce alla cultura. Vi dicevo prima della questione del mio amico che va a lavorare in Germania, e si dice, caspita, ho due figlie, mi costavano l'ida di Dio, adesso guarda lì che bene mi trovo. Questo fa cultura, perché mi trovo in una società che dal punto di vista fiscale mi accoglie, ma non solo quello ovviamente. Allora, la domanda che volevo fare all'onorevole Lepri è questa. Che possibilità ha la sua proposta di proseguire un iter parlamentare positivo in questo contesto politico? Perché credo che questo sia importante. Per capire un po', no. Primo, se è velitaria o no, non lo so, perché purtroppo ho paura che non sia così semplice. Parlo da esterno, da quello che vede la politica dalla televisione, quindi chiaramente non da dentro ai palazzi. Primo. Secondo, ammesso che questa proposta possa funzionare, perché non prendere in mano anche dei concetti legati al fattore famiglia, dove il fattore famiglia, attenzione, non confondiamo il fattore famiglia con la manovra fiscale. Il fattore famiglia, tutto sommato, è una scala di equivalenza. Quindi quando noi parliamo, ad esempio, di distribuire dei bonus, non dei bonus, delle, come le chiamate, delle lotte fiscali, no? Tenendo conto dell'ISEE, ecco, l'ISEE è ampiamente dimostrato che sottostima i carichi familiari, li sottostima, non c'è niente da fare, dimostra di tutte le salse. Per cui noi abbiamo applicato, qui c'è il professor Perani, non lo vedo più, eccolo in fondo, il professor Perani, che ha esaminato queste questioni e ha tirato fuori un fattore famiglia, quindi una scala di equivalenza decisamente più mirata, che mira meglio a quello che è l'effettivo carico familiare. E quindi attenzione, perché l'ISEE è ancora quello vecchio, c'è stata una modifica dell'ISEE, però è stata poi bocciata in quota parte dal TAR e dal Consiglio di Stato. Quindi è ritornato quello vecchio. E ci sono i dati, anche fruiti al Ministero, che dimostrano che fra vecchio e nuovo cambia praticamente nulla, salvo alcune nicchie, d'accordo? Piccole nicchie. E giunti a questo punto, credo che sia importante fare anche un passaggio in più. Rivisitiamo anche questo strumento, che secondo me è diventato vecchio, obsoleto, stantio e basato su principi sbagliati. Grazie. Posso... Allora, anch'io ringrazio l'onorevole Lepri, perché comunque questo confronto è importante, e ringrazio anche per aver avuto il coraggio di esserci qui oggi. E, con il suo partito, il Forum da anni sta portando avanti un lavoro fatto proprio di approfondimento e di conoscenza. E, solo da alcune considerazioni, noi l'anno scorso siamo riusciti a fare la conferenza sulla famiglia, che aveva dato già delle direttive e degli orientamenti. Spiace vedere, perché ci poteva essere veramente l'occasione per partire subito con una riforma, che il tema famiglia sia sempre quello che viene rimandato all'anno dopo, e questo l'abbiamo detto più volte, no? È quello che verrà l'anno prossimo, anche questo governo sta dicendo l'anno prossimo. Sono considerazioni che comunque aumentano il disagio e aumentano la sfiducia nei confronti comunque della politica da parte delle famiglie. Altra cosa che volevo segnalare è che è necessario uscire dalla famiglia come dagli interventi sulla famiglia come una logica di tipo assistenziale. Cioè, le politiche di contrasto alla povertà non possiamo includere quelle come politiche familiari. Le politiche familiari devono essere chiamate con il loro nome, perché la famiglia non rientra tra i poveri, diventa povera per quando sceglie di mettere al mondo più di un figlio. Le donne si licenziano, sono costrette a licenziarsi se decidono di affrontare la terza maternità.
E questo è il grosso problema. La famiglia di per sé non è povera e credo che vada fatta una rivoluzione anche di tipo culturale. Nel forum lo stiamo facendo, lo stiamo generando da anni proprio a proposito della generatività, no? E sulla quale siamo pienamente d'accordo e ci sentiamo in piena sintonia. Lo smart working è una delle soluzioni, noi siamo ai tavoli per la conciliazione famiglia-lavoro e proprio l'altro ieri, il premio aziende family friendly alla Camera, dove abbiamo premato tra le altre Enigas e Luce, che ha praticamente stravolto un po' il rapporto con i dipendenti favorendo molto lo smart working e il lavoro da remoto, perché è una società che rende possibile questa cosa. Quindi noi cerchiamo di valorizzare anche le buone prassi che ci sono, ma serve un'alleanza forte, un'alleanza per la famiglia che sia chiamata proprio per questo, con questo nome, perché si ha paura di parlare del valore famiglia. E questo, secondo me, frena molte iniziative che pur ci sono, ma anche la volontà del vostro partito di mettere mano a questa disuguaglianza sociale e fiscale che stiamo subendo. Quindi credo che il problema sia di carattere culturale all'origine e che poi va declinato pensando alla famiglia come un soggetto attivo del sistema paese, non con delle logiche assistenziali. Grazie, sono Anto Francesco Venturini, sono il vicepresidente del Forum Cultura Pace e Vita e mi fa piacere potermi confrontare con un politico del PD. Io faccio politica, sono un dirigente nazionale dei Popolari per l'Italia, siamo nel Partito Popolare Europeo, quindi siamo su fronti politici diversi, però il confronto è sempre utile e soprattutto se è un confronto e non è uno scontro. La mia impressione, il tema della famiglia è un tema non importante di più, la mia impressione rispetto alla mia cultura popolare, alla mia cultura cattolica, che vede la persona al centro, la famiglia al centro, che vede la sussidiarietà come quello strumento necessario e migliore per risolvere il problema della gente, i vari problemi della gente, perché nessuno più di chi è vicino effettivamente alle persone può risolvere i problemi della gente. Da questa visione che io ho, che noi comunque come popolari abbiamo, mi sembra che sia molto distante al percorso che si sta facendo, a un percorso culturale generale più ampio forse di quello italiano. Cioè oggi ci troviamo a confrontarci con la globalizzazione. Papa Francesco ci ha detto che non siamo in un'epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d'epoca vero. Nulla sarà più come prima, qua veramente siamo, le prossime elezioni europee sono alle porte, ci saranno dei sconvolgimenti, adesso sarò il mese prossimo al congresso del PPE, vedremo cosa succede, perché queste cose, ma non voglio sviare il discorso. Il tema è questo: io ho la forte impressione che ci sia una deriva di cancellazione di quelli che sono i corpi intermedi, o comunque nel tenerli il più possibile a lato, nel senso che non possono in qualche modo disturbare chi comanda, disturbare il guidatore. Questo ho avuto l'impressione quando siamo stati impegnati nel referendum costituzionale, io ho fatto decine di convegni in tutta Italia per il no, chiaramente, per la nostra posizione, chiaramente come mia, chiaramente nella mia posizione. No, 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 cerco di spiegare la mia posizione. Il referendum lo abbiamo interpretato per chi era per il no, ovviamente tutte le posizioni sono assolutamente legittime e lecite. L'abbiamo interpretato come una deriva in qualche modo autoritaria con il collegato poi con la legge elettorale. Un tipo di politica che tende a mettere da parte i corpi intermedi. Faccio un altro esempio, il FUS per i teatri. Sono esempi, tanto per dare un esempio di cosa. Fosse per i teatri sono state date dei parametri tali per cui i piccoli teatri non stanno avendo i finanziamenti che avevano gli anni precedenti. Quindi diciamo è una deriva di questo tipo.
Ora, siccome una dieta di questo tipo a noi cattolici fa veramente paura, mi fa piacere potermi confrontare con un esponente del Partito Democratico e per capire qual è la loro posizione sotto questo punto di vista. E il tema è nella famiglia, perché la famiglia è il primo, il più importante dei corpi intermedi. Abbiamo perso molto tempo in Parlamento sulle unioni civili e a mio modesto avviso, sempre come il mio avviso, era un tempo veramente perso, perché poi abbiamo visto qual è l'esito, quanti la gente non si sposa. Andiamo a pensare a perdere tempo con le unioni civili invece di perdere, tra virgolette, perdere tempo sugli aiuti della famiglia. Per lo 0,02 di unioni civili che si fanno in Italia, un annacquamento della famiglia naturale, vera, fondata sul matrimonio, che fa i figli. Insomma, mi sembra che ci sia questo tipo di deriva. Quindi su questo vi volevo confrontare e su questo credo di avere una risposta. Grazie. Finito il giro delle domande o c'è qualcun altro ancora? Grazie. A posto? Quindi adesso Stefano e poi dico una parola anche io. Ma comincio dalla fine perché, diciamo, se mi è consentito, sarei molto molto contento di fare un confronto su questi temi, anche perché nessuno, diciamo, è senza limiti, anche il mio partito sicuramente ne ha tanti, però è un po' fuori tema, nel senso che tratterebbe di, diciamo, discutere più in generale insomma, di come i corpi intermedi della famiglia sono considerati nella politica, un tema vastissimo. Io per esempio sabato farò a Torino un convegno esattamente su questo tema, quindi dico che mi interessa molto, ecco. Però è un po' difficile poterlo risolvere in qualche minuto. Io potrei farle tanti altri esempi, e ne faccio uno per tutti: è la legge sul terzo settore, che è fatta da corpi intermedi, non è la famiglia, ma il volontariato, le cooperative e le associazioni sono evidentemente corpi intermedi, che sono sicuramente riconducibili al principio di sussidiarietà, tanto caro a me come a lei e alla dottrina sociale della Chiesa, e le assicuro che la legge sul terzo settore è una legge molto ben fatta, con tanti soldi che sono stati messi non solo per regolare il terzo settore ma anche per promuoverlo. Ma potrei farle molti altri esempi, ne faccio solo un altro: la scommessa sull'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi con il coinvolgimento dei ragazzi stessi nelle aziende, soprattutto nelle piccole e medie imprese, ma nel senso di, diciamo, promuovere anche un protagonismo dei corpi intermedi, in questo caso delle piccole imprese, o il programma per realizzare il servizio civile universale per i giovani. È chiaro che il tema della famiglia è un tema delicato e per certi versi oggetto di difficoltà da parte di tutte le forze politiche, per tante ragioni. Ne cito una, diciamo, di cui spesso non si ha considerazione, cioè la condizione civile, nel senso della condizione di coniugato piuttosto che di separato, di divorziato, di molti dei parlamentari, che, diciamo, non è felicissima dal punto di vista della stabilità coniugale, e questo non aiuta in molti casi a discutere con serenità. Lo dico perché è una cosa di cui non si ha consapevolezza, ma è difficile poter legiferare avendo alle spalle condizioni di difficoltà dal punto di vista appunto della stabilità affettiva. Quindi poi potrei dirle che in realtà ha ragione, che abbiamo speso troppo tempo a discutere di unione civile, troppo poco per promuovere la famiglia, è anche vero che, diciamo, dal punto di vista economico questa non è costata praticamente niente, questa legge, ed è una legge, diciamo, che solo l'Italia, a cui solo l'Italia non aveva dato, cioè era una questione a cui solo l'Italia non aveva dato risposta, perché ormai in tutti i paesi diciamo occidentali, forse non in Russia, ma diciamo non so se ci piace il modello russo, c'è una regolamentazione delle unioni civili, tra l'altro l'abbiamo fatta, credo, con quella responsabilità e con quel limite che gli italiani ci hanno rappresentato, perché alla fine il testo che è uscito dalla Camera è assai meno, tra virgolette, diciamo, radicale di quello che invece in altre nazioni si prevede, per esempio con il matrimonio. Ma diciamo, su questi temi, se volete, discutiamo delle ore, però diciamo, cambiamo tema. Quindi io penso che, diciamo, in ogni forza politica ci siano degli imbarazzi, delle difficoltà e delle fatiche a discutere di politiche familiari, non solo per la ragione personale che vi ho detto, ma anche perché
Onestamente, oggi, se noi guardiamo solo i dati demografici, poi possiamo trovare, cercare le cause di queste difficoltà, però la gente si scuola sempre di meno e le separazioni e i divorzi sono sempre di più, e quindi c'è obiettivamente la tentazione, io la definirei così, di una neutralità da parte della politica rispetto al tema della promozione della famiglia, che io naturalmente contesto e contrasto, perché penso che il principio del favore costituzionale sia assolutamente da promuovere. Credo che in questa sala siamo in larga parte convinti sull'opportunità che la politica promuova la famiglia e non la consideri come un approccio neutrale, però questo è. La misura di cui vi ho parlato in realtà segna un'attenzione importante, perché poi sappiamo che il confine tra politiche per la famiglia e politiche per la natalità è un confine piuttosto labile, anche se ci sono molte questioni di promozione della famiglia che non attengono alla dimensione genitoriale. E credo che sia un risultato importante per rispondere all'altra, il fatto che perlomeno il mio partito abbia convintamente, con la voce del suo segretario e del suo capogruppo, e attraverso la mia più modesta, voluto dire che è convinto di questo disegno di legge, appunto, che l'ha messo come una delle colonne su cui vorremmo discutere. Abbiamo presentato tre disegni di legge all'inizio di questa legislatura, una delle tre è questa qua, quindi abbiamo detto le tre questioni che ci interessano di più a noi, che abbiamo perso le elezioni, sono tre, di cui una è quella che vi ho detto. Giusto quello che è stato fatto osservare prima, non dobbiamo confondere le politiche di contrasto alla povertà con le politiche familiari, e io però non posso non dire che quello che ho già detto e sottolineo, cioè fare politiche intelligenti per la natalità che non facciano selettività incredibilmente, come succede oggi in Italia, verso i più poveri, che appunto mettono al mondo figli e non hanno nessun aiuto, sia anche una politica di contrasto alla povertà. Non è che, infatti, avete visto che io non ho praticamente citato l'effetto di contrasto alla povertà su cui Leonardo mi sollecitava prima, ma in realtà c'è, è molto forte. Se noi diamo 200 euro a ogni figlio che oggi non ha nulla, a famiglie che oggi non hanno nulla, famiglie con 2 o 3 figli si trovano con 400-600 euro al mese, quindi con una cifra che non distante da quella che oggi vogliono dare i 5 Stelle ed è superiore a quella che oggi diamo noi come reddito di inclusione con la legge che, come sapete, è stata varata nell'ultima legislatura per il contrasto alla povertà. La più difficile risposta è al nostro giovane laureato, non più tanto giovane, non lo so, comunque insomma, sicuramente competente, e io diciamo non ho motivo di dubitare dei tuoi studi, quindi prendo atto, però più modestamente, poi mi correggerai di nuovo, faccio questo conto, e faccio questo modesto ragionamento senza tanti indici, se io ho un reddito di 60.000, un imponibile di 60.000 euro e applico il fattore famiglia, che per esempio mi dice che 20.000 euro, dico una cifra a caso, sono franchigiate perché mi servono per le spese della mia famiglia, io pago su un imponibile di 40.000 euro. Non è così. Quello è il principio della deduzione, la non tax area, finito il 20.000 euro, paghi con le aliquote che partono da 20.000 euro in su. Quindi guarda, il risultato è lo stesso, no, tu no. Ne parleremo. Assolutamente. È lì il principio. Quindi l'aliquota più alta la paghi lo stesso. La paghi uguale alta, come era la prima. No, più ne allora, si vede che lo diciamo a lei, avevo sempre pensato il contrario, sono sempre in grado di correggere, per carità. Io ho immaginato che si abbattesse l'imponibile, quindi si applicasse... No, l'imponibile rimane quello, solo che i primi 20.000 euro di non taxare li paghi aliquota zero, gli altri li paghi con l'aliquota del capitale. Normale vuol dire che però scorrono in basso. Vabbè, vuol dire che io ho letto versioni diverse, diciamo che siete evoluti in questa... C'è un bel grafico che dimostra questo. Se non è contrario al principio di progressività, io non. Però diciamo abbiamo bisogno di approfondire un po' meglio. Però ci sono altri argomenti che io ho portato, oltre a questo, a difesa della proposta segno universale, che credo siano inconfutabili. Poi diciamo può darsi che abbia mal valutato il fattore famiglia. Torniamo alla questione. Dotazione,
ci vogliono, per le cifre che vi ho detto, 10 miliardi in più, confermo, rispetto alla ventina di miliardi attuali. La dote per chi? Anche per gli anziani? Beh, la legge che Betete ha citato è una legge che riguarda tutti i sistemi di protezione welfare, quindi anche anziani, anche disabili, ma è evidente che qui, avendo fatto una legge solo per i figli a carico, ci siamo limitati al modello della dote per i figli. Poi nulla toglie che noi si possa fare, io insomma ci ho pensato più volte, magari presenterò l'ennesimo disegno di legge, speriamo non così inutile. C'è l'esigenza di razionalizzare per esempio tutte le diverse misure a favore della non autosufficienza, che oggi sono diciamo frastagliate e diciamo sovrapposte, esattamente come ho detto rispetto alle misure per i minori. Spinta culturale, spinta culturale, sì, beh certo, bisogna far capire che la famiglia è il più grande produttore di capitale sociale, bisogna spiegarlo, certamente non è facile, vi assicuro, perché c'è sempre qualcosa che arriva prima, ecco, in questo Parlamento. Io per esempio vi racconto su questo lavoro che ho fatto, diciamo, ci ho messo 3 anni a convincere il mio segretario nel Partito Democratico, quando finalmente si è convinto, ha detto che sarebbe stata la prima proposta della successiva legislatura, l'ha messo come primo punto del nostro programma, per chi l'avesse visto diciamo per l'elezione del 4 marzo, ha fatto anche un po' di confusione negli ultimi mesi sul modo con cui veniva dato, ma diciamo, in campagna elettorale tutti, come sapete, hanno detto che diciamo, facevano di tutto di più, ecco, mancava solo il cesso, ci portavano tutti su Marte, poi era tutto promesso, però diciamo sono convinto che se avessimo vinto e abbiamo perso, questo sarebbe stato già incardinato nel percorso parlamentare, perché abbiamo fatto tutte le valutazioni, anche l'impatto, quindi chi mi domanda se avete fatto le simulazioni, sì, le abbiamo fatte a migliaia, con economisti, con il ministro del tesoro, ancora quando diciamo, eravamo al governo, queste cifre e gli importi che abbiamo messo sono assolutamente diciamo, coerenti con i dati complessivi. Ecco, per rispondere a chi mi dice, però ci sono anche dei problemi sull'assegno universale, beh sì, per intanto però dobbiamo dire alcune cose, anche qui diciamo, abbiamo informazioni diverse, ma posso assicurare che io sono ben informato, dei 6 miliardi erotti che servono per gli assegni familiari, più di 4 sono oggi a carico della fiscalità generale, quindi non è vero che si è sbagliato il ministro Poletti, purtroppo. Si è sbagliato il ministro Poletti? Sì, è sbagliato il ministro Poletti, confermo, te l'ho già detto, che si è sbagliato il ministro Poletti, tu continui a dire, ma che devo fare? Io ti dico che non è così, e ho i dati accertati del Ministero del Lavoro che detiene le risorse, ci sono state, diciamo, è partito in questo modo, quindi gli assegni familiari originariamente erano a carico interamente dei datori di lavoro. Successivamente ci sono state 2 finanziarie nei governi di centro-sinistra che hanno, vi ricordate, il taglio del cuneo fiscale, si diceva questa brutta parola che si usa sempre, che hanno individuato nel taglio agli assegni familiari a carico dei datori di lavoro il modo attraverso cui veniva ridotto il costo del lavoro per gli imprenditori. Quindi sono stati fatti 2 tagli successivi di 2 miliardi l'uno in 2 diverse finanziarie, che hanno portato il costo degli assegni familiari a carico dei datori di lavoro a circa 2 miliardi, sugli oltre 6. Quindi la proposta che noi facciamo è a questo punto di eliminare anche in una logica di ulteriore riduzione del cuneo fiscale del costo per le imprese, voi sapete tutti, no? L'argomentazione è giustissima, gli imprenditori hanno troppi oneri, bene. Uno dei modi che noi suggeriamo intelligente per poter anche andare nel senso dell'equità è quello di completare il percorso di esclusione degli assegni familiari a carico dei datori di lavoro, così che essendo totalmente a carico della fiscalità generale questa misura, così come la sanità, così come l'istruzione, diciamo il tema lavoristico verrebbe superato, nel senso che la condizione lavorativa e chi versa i contributi non sarebbe più oggetto di discussione, di equilibrio tra le diverse forme lavorative.
e quindi sarebbe anche una grande semplificazione sul piano dei rapporti con le imprese e di semplificazione rispetto alla al diverso trattamento oggi considerato tra autonomi e dipendenti. Poi uno potrà dire gli autonomi hanno anche tanti altri vantaggi, non pagano le tasse, eccetera, eccetera, questo è ancora un altro discorso che evidentemente richiederebbe e richiede interventi sul piano fiscale che adesso non ho tempo di rappresentare. Cosa detto? Quindi sul tema dell'equità io credo che questo sarebbe davvero una grande misura che però parte dall'esigenza di favorire la natalità e la genitorialità. Vedete nei lucidi che abbiamo presentato in modo molto chiaro, ma non è una grande scoperta. Insomma, se tu unifichi le misure attraverso la dote unica per servizi, tu sostieni la genitorialità, perché non sollevi i genitori ma gli dai loro sollievo, per giocare con le parole, no? Per cui potrai dire puoi contare sull'asilo, puoi contare sul babysitter con un meccanismo molto più facile che quello della carta acquisti attraverso cui tu paghi il fornitore di credito. Per quanto riguarda invece la dote unica, l'assegno unico, è chiaro che il fatto di dire ho 200 euro dal settimo mese di gravidanza fino a potenzialmente ai 18 anni, di cui 18 ne ho molto di meno, ma è giusto che sia così, è comunque un potentissimo incentivo alla natalità, vuole dire anche alle donne e agli uomini che di fronte alla gravidanza indesiderata fanno anche il conto di quanti soldi possono avere per mantenere quel figlio. E quindi, diciamo, pur essendoci enfasi su questo tema, è anche, diciamo, una risposta molto solida al tema dell'ostacolo economico che sappiamo essere, anche in quelle situazioni più difficili, decisivo. Quindi sarebbe anche da questo punto di vista assolutamente importante poter far sapere a quella donna che può contare ogni mese su una dote certa, al di là del fatto che abbia sposato o non abbia sposato qualcuno, possa contare sull'aiuto del marito o del compagno, possa contare sull'aiuto o meno dei genitori, possa contare sul lavoro che magari oggi ha e domani non ha. Quella è una dote certa, che prescinde dalla condizione lavorativa e di stato civile. Questo è un grande salto in avanti, secondo me. Non so se ho affrontato tutto o meno, ma mi pare di aver risposto. Grazie. Grazie Stefano. Prima di chiamare il dottor Chiappini, che darà una parola conclusiva, io volevo dire solo una battuta, ma visto che il tema famiglia è una lancia spezzata fuori dall'onorevole Lepri, visto che il tema famiglia è così debole, non riusciamo a portarlo all'opinione pubblica, e visto che in questo paese c'è sempre il conflitto Guelfi, Ghibellini su tutto, che ci impedisce di arrivare a soluzioni che in altri paesi si realizzano, secondo me bisognerebbe arrivare a un minimo comune denominatore meno attaccabile, che è proprio quello del sostegno alla genitorialità dei figli, perché è uno dei temi dove, come è stato detto, stiamo sostenendo la famiglia, stiamo prevenendo anche politiche di interruzione, eccetera, eccetera, ma lo stiamo facendo con qualcosa che può essere condivisibile anche da persone che hanno idee diverse di famiglia. Lo dico da cattolico, ma da cattolico che lavora nel quartiere dei Gentili e quindi è allenatissimo a cercare dei punti di comune che portino avanti le nostre idee. Quindi io non capisco perché non è, diciamo, in questo, se ci fosse una cosa dice o passa questo o passa quell'altro e uno dei due passa, allora mi metterei a fare una lotta durissima tra, diciamo, quoziente familiare, oppure, come ha detto anche il dottor Bolzonaro, nella situazione culturale tra il nostro paese, secondo me l'ideale sarebbe quello di convergere strategicamente e in modo multipartisan su una cosa che almeno siamo sicuri che arriva, che potrebbe essere quella dell'assegno familiare. Il patto sulla natalità. Sì, cioè, esatto, convergiamo esatto. Sul fatto che chi viene sostenuto, chi diventa genitore, esatto, in qualsiasi esatto. modo, perché quello è un punto di incontro, a noi esatto. ci sembra già un buon punto di partenza, però deve essere fatto subito, non rimandato all'anno certo. prossimo. No, dico, che potrebbe essere una cosa su cui poter sì. trovare una convergenza tra tutti ma i partiti. La risposta del fondo questa è stata quella. No, io lo dico da profano. Mi hai dato una domanda, cioè. La domanda forse più importante di tutti è: ma che possibilità ha questa legge, disegno di legge di andare?